www.maurizioPaoli.it. Eccoci qua con una nuova notizia, sempre di truffe che ci sono online. Il gatto e la volpe viene da Arezzo. Ho investito 1 milione di euro e i soldi sono spariti. Pensionato vittima di una maxi truffa col trading online. In circa 70 giorni, poi vi riporto l'articolo, ha visto sparire 1 milione di euro, risparmi di una vita vaporizzati, persi. È passato dall'euforia per un investimento che credeva azzeccato al dramma di aver perso tutto. È una storia incredibile quella che alcuni mesi fa un pensionato arretino di oltre 75 anni ha raccontato alla polizia postale di Arezzo. Una vicenda che porta direttamente tra le mani della rete e a terra nella piattaforma online inglese per investimenti di trading online. Ma dietro le luci e i pulsanti della home page si nascondeva una truffa. Le indagini si sono chiuse in questi giorni. Gli inquirenti sono riusciti, seguendo il denaro, a tracciare il percorso fatto dai soldi, fino a approdare ad investimenti in criptovalute che hanno reso praticamente impossibile rintracciarli. Questo pensionato ha iniziato a investire così da questo sedicente broker inglese per investimenti di 2.000-2.500 euro, poi passare a 7.000. Insomma, vedeva sempre crescere i suoi soldi, poi a un certo punto è passato da un investimento convinto dei risultati che vedeva a video e quello che gli illustrava il broker, a un primo versamento cospicuo di 300.000 euro. Ha monitorato l'andamento, cioè i soldi sarebbero poi raddoppiati in pochissimo tempo, arrivando a 700.000. Notate, raddoppiati. Ce ne ha messi altri fino ad arrivare a 1 milione di euro. A un certo punto il pensionato ha chiesto, dice, bene, rientriamo, questi hanno fatto finta di dargli un piccolo rimborso, la facciamo bene perché vi riporto tutto l'articolo, e poi è sparito tutto, cessato tutti i contatti e i soldi non ci sono più. In poco più di 70 giorni sono scomparsi i risparmi di una vita. Quello che insistiamo noi sul sito della Consob sono elencati i siti ufficiali di trading online e anche quelli che vengono poi bannati o chiusi. Controllate sempre a chi affidate il proprio denaro, seguite i professionisti, ci sono gli albi come consulenti finanziari, come educatori finanziari, c'è tanto di certificazioni. Meglio controllare prima che piangere dopo e non lasciarsi abbindolare dalle facili promesse, dai facili guadagni, dalle facili così raddoppiare capitale in brevissimo tempo. Perdete tutti i risparmi, come dice questo articolo, che potrebbe essere in un'altra città, qui parla di Arezzo, ma purtroppo, nonostante i video, nonostante i tentativi di informare, divulgare, eccetera, eccetera, continuano queste truffe. Ricordate che il risparmio di oggi è il pane di domani. Affidate i vostri soldi alle persone di fiducia. Alla prossima e una buona lettura di questo articolo.